Buongiorno, siamo qui con uno degli organizzatori di questa manifestazione. Siete della provincia di Viterbo, se non sbaglio. Noi siamo quasi tutti della provincia di Viterbo, c'è qualcuno anche dell'Umbria, ma pochi. Siamo qui allo svincolo di Orte sulla 1 e parti fra poco vi metterete in corteo con i trattori. Sì, un piccolo corteo, ma una festa tra amici proprio. Ma sì, quando è che va avanti questa protesta? Da 7 giorni, dal 22. Cos'è che vi ha portato qui all'IRV? Ci ha portato qui la fine dell'agricoltura, perché noi i prodotti che produciamo noi vengono venduti a dei prezzi irrisori, a un settimo, un sesto, un quinto del valore finale che il consumatore lo acquista nel supermercato. Allora qui chi guadagna sono le multinazionali, che se le contano sulle punte di dita, e il popolo italiano e mondiale sta morendo di fame, sta senza soldi per colpa delle multinazionali che si arricchiscono a dismisura. Noi maggiormente è questo. Poi abbiamo il problema dei cinghiali, il problema della siccità, della gelata. Abbiamo un sacco di problemi. Quindi sia un problema legislativo che un problema anche di cambiamento climatico, insomma. Sì, vi sentite un po' abbandonati da questo governo che ha puntato molto sul vostro mondo per fare comunicazione? Non ha puntato molto, ha puntato a levarci in antisoldi che noi non abbiamo per pagarli, ha puntato il governo, perché ha messo una tassa che era sospesa, mi sembra, da 40 anni, l'IRPEF in agricoltura, l'ha messa questo governo qui di nuovo. Per di più ha messo la farina di grilli, che poi chi la mangia, adesso per dire la farina di grilli, però sono altre cose pure, chi la mangia quella lì, quella la faranno mangiare i nostri nipoti, i nostri figli, quando avranno perso la cultura dell'agricoltura buona, italiana, quella vera, che produce roba sieta e genuina, loro mangeranno quella schifezza lì. Noi non lo vogliamo vedere questo mondo, vogliamo vedere un mondo di giovani che lavorano e continuano a fare quello che facciamo noi. Avete avuto risposta dal governo, dal ministro Lollobrigida? Chiedete qualcosa? Una risposta del ministro Lollobrigida è stata però indiretta, molto vaga, e lui si esonera da tutte le responsabilità perché dice che è Bruxelles la causa del nostro male. Anche se la tassa sull'IRPEF è da l'ha messa lui. La tassa sull'IRPEF. E poi un'altra cosa, ma chi può fare da tramite con Bruxelles? Io? La deve fare il ministro Lollobrigida. Quindi chiedete che faccia... Oppure mi ci mandi a me, ci parlo io con quelli là, mi porto un interprete e ci parlo io con quelli lassù, di Bruxelles. Andrete avanti con questa protesta? Andremo avanti ad oltranza, fino a che non morimo di fame, perché stiamo per morire di fame. Rischiate anche di far morire di fame i mercati e tutte queste. Tutti morono di fame, tutti i mercati, gli impiegati, gli operai. Loro dovrebbero venire qui ad aiutarci, perché stiamo difendendo gli interessi anche di queste, della popolazione completa. E siete in contatto anche in tutta Europa, in Francia, in Germania? Noi non siamo in contatto, ma ci lega un filo che è indissolubile. Il filo della terra, è la terra, è la salute delle persone. La gente non accetta questa cosa, dovete capirlo questo, la gente non accetta. Siamo qui allo svincolo di Orte per la 1, con gli agricoltori e con i trattori. In questa rotonda l'avete completamente riempita. Sì, da una settimana che siamo qui. Noi siamo agricoltori prevalentemente dalla provincia di Viterbo, c'è anche qualche umbro, però la prevalenza che vedi qua è dalla provincia di Viterbo. Cosa chiedete? Perché siete qua? Allora, noi siamo qui perché in primis è stata reintrodotta dopo 8 anni di sospensione l'IRPEF per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, e la riteniamo una misura ingiusta, perché andare a penalizzare in un momento in cui è diventato molto difficile produrre con tutti gli aumenti delle materie prime, concimi, gasolio eccetera, gli agricoltori che fanno quello in maniera prevalente. Poi siamo anche qui per contrastare un po' quella che è la politica generale dell'Unione Europea, che ha messo a dura prova l'esistenza delle aziende agricole, perché si cerca un'esasperazione nell'abbattere le emissioni, l'utilizzo di fitosanitari eccetera, e per molti è diventato veramente sconveniente produrre. Ma vi sentite un po' abbandonati dal governo, dal ministro dell'agricoltura, che ha molto puntato da un punto di vista comunicativo su di voi? Sì, noi ci sentiamo abbandonati perché non capiamo perché hanno reintrodotto l'IRPEF, quella è la cosa sostanziale sul governo. Cioè loro sì, dicono il Made in Italy, però poi sono andati a penalizzare un settore che fa Made in Italy. Seconda cosa, cioè l'Unione Europea ci impone limiti alle emissioni che vanno verso la politica del Green Deal, e va bene,
però in sostituzione non ci dà nulla e permette l'importazione di prodotti da nazioni che non rispettano questo. E allora mi sembra abbastanza, cioè, controverso come argomento. È questo. Salve. Massimo, io...